Domani mattina ci sarà la prima presentazione del piano agli stakeholder istituzionali. Questa è la base di partenza, perché come sapete noi dobbiamo prima ascoltare le esigenze del territorio e mettere in relazione per farne una sintesi. Ciò non toglie che ovviamente i capitoli principali sicuramente saranno quelli della sanità, quelli della ripopolazione dell'entroterra, dei borghi storici. Ci sarà sicuramente un problema di rivalutazione del turismo, di esaltazione, di valorizzazione dell'ambito culturale, della scuola, dell'istruzione, un migliore fasamento dell'istruzione rispetto alle esigenze del territorio, perché abbiamo disponibilità di molti posti di lavoro ma non abbiamo le persone competenti per occuparli, e nello stesso tempo abbiamo una grossa disoccupazione, quindi anche quello sarà un tema sicuramente da affrontare. Abbiamo quasi 8 mesi da qui a ottobre per costruirlo. Chiedo a tutti la massima collaborazione per mettere assieme il massimo delle idee e fare un piano che crei valore al territorio nei prossimi anni. Presidente, ha raccolto una fondazione, come esposto poco fa, Economicamente in Salute. E con quale spirito si prende questo testimone e lo porta avanti? Sicuramente con lo spirito di massima responsabilità. La Fondazione è un ente importantissimo per questo territorio. Abbiamo sentito che per fortuna siamo una delle fondazioni più grandi d'Italia, seppur il nostro territorio è un territorio molto modesto rispetto a dei grandi territori italiani. Questo ci deve stimolare ad essere prudenti ma nello stesso tempo anche ambiziosi. Quindi dobbiamo mettere tutte le nostre energie per fare le scelte migliori, ponderandole ma non limitandole. Poco fa il dottor Perosa ha annunciato i 112 progetti finanziati nel 2021, per il 2022 invece c'è già qualcosa in cantiere, più o meno qual è un numero indicativo di progetti che vi siete magari programmati di portare a termine? I progetti per il 2022 sono quelli relativi alla chiusura dei progetti del vecchio piano triennale, quindi fanno parte di quei 112 progetti che stanno, diciamo, in corso di ultimazione. Ovviamente c'è stato il Covid, qualche progetto è partito un po' più tardi, ma non lo abbandoneremo. Invece per il 2023 partirà la nuova programmazione, che sarà tutta da definire, insomma, sia in termini di quantitativi che in termini qualitativi. L'importante è questo: nel prossimo piano pluriennale noi vogliamo mettere al primo posto la valutazione, quindi chiederemo a chi presenterà con noi dei progetti anche di individuare degli obiettivi anche in accordo con l'Università della Politecnica delle Marche, per individuare quali sono gli obiettivi che noi dovremo andare a monitorare sia nel corso del progetto sia alla fine del progetto, per vedere se quel progetto ha dato i risultati sperati e quindi si può ripetere oppure si devono cambiare delle cose in corso d'opera.